Buongiorno, è un po' che sono assente, lo so. Cosa hai fatto in queste due settimane? Ti sei riposato? No, non mi sono riposato, assolutamente no, purtroppo. Anzi, sono stanco come un cadavere. Però forza, dai, c'ho voglia di fare un video. Sono molto felice in questo periodo perché il bello di avere un lavoro che ti permette di avere i soldi per comprarti tutto quello che vuoi, per seguire i tuoi hobby. Non ho tempo per gli hobby ultimamente. Porca trota. Va bene, dai, cominciamo. Benvenuti su The Cantankerous. Ciao gente, io sono Fabrizio, questo attorno a me è The Cantankerous e questo è un canale che parla di profumi. Cerco di parlare di profumi un po' diversi dai soliti quattro di cui si parla in continuazione. Quindi oggi vi parlo di Arso, di Profumum Roma. Questo bel giocattolino è un profumo che contiene pino, resine, un tocco di incenso e tanto legno di cedro. Viene indicato anche una nota di cuoio, onestamente. Non pervenuto. Questo profumo viene raccontato dal brand come qualcosa che evoca una serata in un chalet di montagna con il camino acceso, fuori la neve che cade e a me sembrano un po' delle baggianate. Perché? Perché questo profumo a me onestamente ricorda perfettamente quello che sento nella pineta che ho qua di fianco a casa d'estate, ok? Quando il legno si scalda, le resine si scaldano e viene fuori questo odore che è quasi afoso. Riempie i sensi, riempie la bocca, riempie tutto quanto, soprattutto il naso. È un odore che ricorda la legna calda, ok? O la legna tagliata, se volete. C'è un po' di quell'odore che ricorda la legna appena tagliata. Però non mi ricorda assolutamente la stagione invernale, anche se va bene per la stagione invernale, ma ci arriviamo dopo. Questo Arso apre con un odore vagamente fumoso, si chiama Arso, ma onestamente non mi ricorda niente di Arso, mi ricorda l'arsura estiva piuttosto. È un profumo molto legnoso che apre con una intensa nota di cedro principalmente, mescolata con l'odore degli aghi di pino e un sottofondo resinoso che dona al profumo un po' di morbidezza e anche un po' di dolcezza. Non è un profumo particolarmente dolce, però è un pochino addolcito dalle note resinose. Sembra come un legno morbido, però chiaro. Non ha un odore legnoso particolarmente scuro, però è intenso. Ma come dicevo, è più un legno chiaro. Pur non ricordandomi uno chalet di montagna col camino acceso, che è anche un'immagine un pochino banalotta, devo dire, non me ne vogliano i ragazzi di Profumum Roma, però è un profumo che mi mette tanto a mio agio, perché quell'odore legnoso è appunto non scuro, è piuttosto chiaro, però è intenso, è un profumo che si sente, lo si sente addosso, lo sentono anche gli altri, proietta abbastanza bene, se a qualcuno interessa, lo si sente, ricorda in continuazione questo odore di legna morbida. Appunto non capisco perché si chiami Arso, onestamente, perché questo profumo, secondo me, come vi dicevo, mi ricorda davvero il bosco d'estate. Quando ci si addentra nei boschi e c'è il sole che batte contro la legna, è questo l'odore che viene fuori. È quell'odore che è quasi umido, nel senso che sembra umido quando si respira, sembra afoso, insomma. Anche se questo è il cedro della Virginia, mi pare, non ha quel tipico odore di matite temperate, è un odore più aspro, più polveroso, nel senso che ricorda la segatura proprio. Insieme a questo odore, cioè questo odore di cedro viene sfumato da degli odori tipici delle conifere. Quindi un odore che sa quasi di legno di pino, un pochino anche di resina di pino. C'è comunque quell'odore resinoso più rotondo e meno pungente in sottofondo che ammorbidisce tutto il profumo. Però questo è un profumo che ha una buona durata, anzi una ottima durata, una buona proiezione, ma non ha tanto sviluppo. È piuttosto piatto,
o che non vi accompagna verso quel viaggio, non vi fa sognare in modo particolare, però se vi piace all'inizio, vi piace anche al cuore e vi piace in asciugatura, perché l'odore più o meno è quello. In asciugatura c'è da dire che diventerà un po' più resinoso e un po' meno pungente, si sente meno la nota del pino, insomma si sentono di più le note di cedro e resina, principalmente. Quello rimarrà per tutta la sua durata. Quanto dura? Un sacco di tempo, forse anche troppo, però davvero dura tanto tempo, si parla di 10-12 ore, che sono tante. Per fortuna la doccia sembra funzionare. Questo brand è piuttosto conosciuto, però io devo dire che l'ho esplorato non tantissimo. Ne ho sentiti un po', ho preso questo e ho preso un decantino per la mia compagna, che è acqua e zucchero, mi pare che non è decisamente per me, ok? È molto più dolce, magari ve lo porterò. Quelli che mi sono piaciuti di più sono questo e Fumidus, che spero di riuscire a portarvi prima o poi. D'accordo? Gente, io vi saluto. Fate bravi bambini. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.